La situazione di via Fortebraccio non è delle migliori, come pensate di affrontarla, Tramontana? Allora, su via Fortebraccio l'iter amministrativo per la definizione della prosecuzione dei lavori, ricordiamo che c'è stato un ritrovamento archeologico importante che ha avuto tutto, diciamo, un percorso di indagine e approfondimento da parte degli archeologi della Soprintendenza, è concluso, quindi è arrivato il momento di iniziare con i lavori e come nostro solito cercheremo di portarli in avanzamento per tratti consecutivi, raccogliendo sempre le esigenze delle famiglie e dei residenti che ormai ci abitano, ci sono dei cantieri, quindi facendolo a tratti sarà sempre possibile accedere alle proprie abitazioni. Quindi l'auspicio è quello di una serena collaborazione, noi raccogliamo le esigenze e invitiamo tutti a rappresentarcele con la massima serenità. Questo tratto quando doveva essere pronto? Beh, diciamo che il tratto ha avuto un tentativo di inizio diversi mesi fa. Poi c'è stato, diciamo, tutto l'iter legato al ritrovamento archeologico che ha in qualche modo preso un po' di tempo ai lavori, però la strada fu riaperta al tempo, quindi abbiamo cercato in questo lasso di tempo necessario alle indagini di creare meno problemi possibili. C'è un piano B pronto, possono essere altre sorprese, visto insomma che poi è la parte più critica che è No, a rimasta. questo punto no, perché è stato indagato per saggi, furono fatti 8 saggi per il rilievo di tutta questa infrastruttura, è proprio questo che ha portato tempo e quindi successivamente sono stati fatti tutti gli studi ed è stato autorizzato lo smontaggio controllato del reperto, quindi credo che ormai non ci debbano essere più Tempi per problemi. la Beh, riapertura? i singoli tratti, le solite 3-4 settimane, saranno realizzati e riasfaltati, quindi poi successivamente si arriverà fino a Piazza Baricianella. Di concerto, l'altra parte, secondo stralcio. Di concerto l'altra parte secondo stralcio sta prendendo forma tutta la parte operativa, per arrivare a un avanzamento dei lavori, diciamo che abbia un regime ordinario, comincia ad esserci una consistenza di risorse, impiegate e auspichiamo si arrivi presto al regime. Si è materializzato qualche cantiere o ancora è l'allestimento? Sì, si sono materializzati il cantiere di Via Lupacchini, a breve saranno anche lì effettuati su Via Fontesecco tutti i saggi per l'archeologia preliminare, in modo da evitare anche un po' tutti i problemi che ci sono stati sull'asse centrale.